quando si trattò di varare il decreto dell'8 giugno, qualcuno negli uffici, insomma, il rischio è che poi magari la Corte, qualcuno presso la Corte impugni la Corte costituzionale del decreto. E allora chiesi un incontro con il nuovo presidente della Corte. Corte costituzionale? Corte costituzionale. Non vorrei sbagliare il nome. Siamo nel giugno, 2, 3, 5 giugno 2000 e... No, siamo... 1992. Allora era... Non so se era Casavola oppure... Nicola Saniti, però. Nicola Saniti, non mi ricordo. Nicola Saniti, quella. E... fui molto gentilmente a raccomandarmi di dare carattere di temporaneità a quelle misure, in particolare al 41 bis, che fu infatti nella previsione del decreto è biennale. Perché si trattava di introdurre un doppio regime che sembra immediatamente collidere col principio dell'eguaglianza fondamentale, ovviamente. La temporaneità giustificata da una particolare emergenza poteva consentire di apprezzare in modo più positivo il decreto. Ricorda se queste eccezioni, questi timori di incostituzionalità sorsero anche in personalità istituzionali alte, Presidenza della Repubblica? Sì, sì, ma di più, perché mi fu segnalata che questa preoccupazione era arrivata dagli uffici della Presidenza della Repubblica agli uffici del Ministero della Giustizia. Beh, che bisogna fare? Dice, ma forse è meglio che il ministro è arrivato a parlare con il presidente. Consultai con Scotti e decidemmo di andare a parlargli insieme. Io non avevo mai conosciuto Scalfaro in vita mia, è la prima volta che lo vedevo. No, che lo vedevo, no, che gli parlavo. Devo raccontare di questo colloquio? Direi di sì. No, lo sa perché lo chiedo, perché avendo raccontato, avendo descritto per lungo e largo anche in un libro, sempre il mio timore è uno solo, di dire una virgola diversa, un aggettivo diverso, ma allora questo è una cosa, no, io non vorrei solo che tutto quello che dico conferma quello che ho già detto, poi se nell'esposizione trascuro un particolare, ne aggiungo uno nuovo, scusatemi, ma non ho nulla di nuovo da dire rispetto a quello che ho già detto più volte. Per spezzare un attimo la continuità dell'esame, purtroppo, malgrado le vostre buone intenzioni, non siamo riusciti a evitare che le stesse cose in più processi vengano ripetute più volte, quindi è un'esigenza di fronte a una corte nuova di ripetere le cose. Per amor del cielo, io, come se fossero nuove. Era mia scusante, non per carità. Dicevo, nel caso in cui... come dicevo, ma possiamo anche limitarci a sintetizzare qui, per sì, sì, sì. Non è necessario, presente, però ha una sua importanza, quindi non vorrei sintetizzare troppo. Quindi noi siamo andati per discutere del decreto e spiegare che secondo noi era necessario, urgente e che era costituzionale. Il Presidente della Repubblica si è ben guardato dall'affrontare il tema, non si è immediatamente messo a parlare della situazione politica. Forse. Scusi, no, perché non mi è chiaro. Cioè, voi immagino che informasse il Quirinale che andavate lì dal Presidente per parlare di quell'argomento di costituzionalità del 41 bis, del decreto 8 giugno? Esatto. E quindi lui vi ricevette per questa ragione o ce n'erano anche altre che vi comunicò? No. Ma per la verità, ripeto, la cosa è nata dagli uffici del Quirinale e del Ministero della Giustizia e forse anche degli interni, questo non me lo ricordo. Di sicuro Quirinale e Ministero della Giustizia si sono parlati e il mio capo di gabinetto o chi per lui, forse è meglio che vai a parlare al Presidente della Repubblica, perché dagli uffici del Quirinale ci fanno sapere che hanno dei dubbi sulla costituzionalità, questa è la premessa. Scusi, una precisione per rendere tutto più chiaro, questo incontro al Quirinale con Scalfaro avviene prima o dopo l'8 giugno, cioè prima dopo il varo del decreto? Dunque, secondo me siamo in coincidenza praticamente temporale. Non so se il 7 o il 9. No, è indifferente, cioè a cose fatte si parla col Presidente della Repubblica, cioè a decreto già varato o in precedenza? Credo che sia in precedenza, 6-7, però all'immediato. Quindi di lì a poco sarebbe stato varato. E quindi diceva, arrivati lì, voi eravate pronti a difendere la costituzionalità del decreto? Sì. E il Presidente della Repubblica ha immediatamente introdotto il tema politico del giorno. Cioè?
sono molto angosciato, vedete che situazione si è creata. Io so che gli impegni, gli orientamenti, dovrei dare l'incarico a Craxi di formare il nuovo governo, perché di questo si trattava. Però non posso non vedere neanche la campagna di opinione che si è sviluppata, soprattutto da parte di quel giornale, quel direttore diabolico, si riferiva alla Repubblica e a Scalfari. Però insomma, non è giusto quello che avviene, insomma, un uomo è tormentato, ci esponeva il suo dubbio, faccio o non faccio Craxi Presidente del Consiglio, questo. E nella battuta, ricordo, il Presidente deve darlo a Craxi l'incarico. E lui ritorna a discutere, poi però, se non lo dessi a Craxi, a chi lo dovrei dare questo incarico? Chi lo dà? Martinazzoli, ma insomma mi sembra un po' un Italo Amleto. Forlani, ma è bene che resti a guidare la DC. Napolitano è presidente della Camera, dice, Spadolini è presidente del Senato, e poi perché dovrei sacrificare i socialisti? Se non fosse Craxi dovrebbe essere comunque un socialista. E chi hanno i socialisti? Io sempre più, come dire, colpito da questo, era il primo incontro, mai parlato di un Presidente della Repubblica che ti parla, si parla con grande schiettezza, no? Con grande, esponendoti i suoi dubbi, le sue riflessioni, i suoi ragionamenti politici. Hanno Amato, Amato è stato un eccellente sottosegretario, non so se possa essere un Presidente del Consiglio. Sono De Michelis, molto lo criticano perché è capellone, le discoteche, però è anche molto dinamico. Poi c'è Martelli, dicono, avevo capito che c'era la presenza di aspettare a Craxi, però in un certo senso indubbiamente l'ho anche lusingato umanamente. E mi dico, Martelli potrebbe portare qualche voto in più, i radicali sicuramente, forse i Verdi, forse addirittura si parla di un'astensione del PDS, di Occhetto, un amico. La cosa si trascina un po' così in questa discussione, soppesando i pro e i contro, e sicuramente non posso negare che come dire, tra la sorpresa, il Presidente parlava con tanta schiettezza, e la prospettiva, probabilmente, come dire, avrà manifestato un certo interesse, no? Certo, immagino. E di 41 bis? Non si è mai parlato, non ha neanche sfiorato l'argomento, neanche sfiorato. E a seguito di questo colloquio, quando lei uscì dal Quirinale, ebbe una qualche interlocuzione che l'aiutasse a capire cosa era successo poco prima? Ero appena salito in macchina, mi chiama al cellulare, telefono cellulare o al radiotelefono, mi chiama Marco Pannella e mi fa diretto come era abituato a fare, avevamo un rapporto talmente d'amicizia. Ma cos'è successo da te e Scalfaro? Ma niente, sai, ma ho fatto stare i discorsi, ma forse sai, vuol dare l'incarico a me da quel che ho capito, perché l'ha detto Claudio che sta giocando un brutto scherzo. Perché? Non c'è io. Hai messo in giro la voce e tu sei andato a candidarti al posto di Craxi. No, dico, non è possibile, ti sta facendo uno scherzo da prete. Allora io mi metto a cercare Craxi. Evidentemente, questo saputo dopo, era già stato a sua volta informato dalla campana del Quirinale. Cioè, mi scusi, qua credo che sia importante e spiegherò poi perché. Lei è certo, ha saputo o è una sua impressione che il Quirinale abbia informato Craxi della sua autocandidatura, diciamo. Nell'immediato è stata un'impressione e pochi giorni dopo è stata una certezza perché me l'hanno detto il senatore, l'onorevole Andò, sì, ministro della difesa, perché gli ho chiesto spiegazioni e mi ha detto, guarda sì, ci ha chiamato il presidente, Scalfa, e mi ha detto che era veramente scandalizzato dal fatto che tu eri andato a candidare. Ma come è andato a candidare? Me l'avevo proposto lui, la candidatura. Certo, quando me l'ha proposta sono rimasto lusingato, no? E sono uscito di lì pensando, c'ho qualcuno che mi guarda con attenzione. E Craxi come reagì? Craxi si è rifiutato di rispondermi al telefono, ed era, credo, venerdì, fino al martedì, quando è andato a Milano,
la segretaria mi ha detto Milano, chiamalo quando arriva, ho chiamato quando arrivava, non mi rispondeva, poi mi ha risposto la moglie, è uscito fra due passi, poi non tornava mai da questi due passi, non so quante volte l'ho chiamato, fino a martedì non l'ho potuto sentire. Allora martedì sono andato alla direzione del partito in via del Corso, sono salito, non ho neanche chiesto il permesso, sono entrato nella sua stanza e ho detto guarda Bettino, io non mi sono mai sognato di candidarmi al posto tuo. Se stava leggendo le carte, quando leggeva si toglieva gli occhiali, proprio gesto per gesto, si è rinforcato gli occhali, si è alzato dalla scrivania, mi ha come scostato, è uscito dalla stanza, questo non è più un problema. E da allora non mi ha più rivolto la parola. Senta, che lei sappia, l'onorevole Craxi aveva in qualche modo fornito a Scalfaro propri candidati per la presidenza del Consiglio dei Ministri. Sì, guarda caso sono quelli che Scalfaro aveva pre-elencato a me, a Scotti, cioè? Amato, De Michelis, Martelli. Craxi volle aggiungere e l'ordine non è solo alfabetico, come dire, l'ordine è quello che io decido, ma in realtà lui stava dando una copertura di partito a una scelta che era già stata fatta. Quindi l'incarico poi fu dato ad Amato. Certo. Senta, per cercare di cogliere il dato per noi più importante da questa vicenda, questo che Pannella definì un brutto scherzo. Scherzo da prete. Scherzo da prete. E in qualche modo ebbe una influenza sulla sua possibile riconferma come ministro della giustizia. Beh, succede che il presidente incaricato Giuliano Amato mi telefona e mi chiede di incontrarmi, cosa che avviene, se non ricordo male, nel ristorante sotto casa mia, l'antica Pesa, e mi fa questo discorso: guarda, in questa vicenda io sono soltanto ambasciatore, so che è nato un dissidio tra te e Bettino, io non ci voglio entrare, però Bettino non vuole che tu rimanga alla giustizia. Perché, gli dico io, non lo so, questo devi chiederlo a lui. No, scusa, tu sei presidente incaricato, mi porti notizie del genere, tu mi devi una risposta. E sei tu che decidi. Ah, no, io in questa cosa non c'entro, è una cosa da te, Craxi. Però ti propone di andare alla difesa. No, dice, a me non... difesa un corno. Io ho cominciato una battaglia e alla giustizia ci ho perso un migliore degli amici, Falcone, pochi giorni fa. O resto qua, io torno al partito e do battaglia. E dice, riferirò a Craxi. Riferisci, mi sono lasciati un po' freddamente. Due giorni dopo mi chiama, mi ha detto Bettino che i tuoi sono buoni argomenti. E quindi sono contento anch'io, mi fa Giuliano, quindi resterai alla giustizia. Due giorni, tre, non lo so, possono essere stati tre o quattro giorni. Della cosa, tra l'altro, io ne parlai con i miei amici più intimi, insomma, i miei collaboratori, ero abbastanza, diciamo la verità, voglio essere assolutamente schietto, anche sul piano umano, ero abbastanza scosso, perché veda, una cosa era fuori di dubbio nel Partito Socialista, cioè che Craxi fosse il leader indiscusso, ma era abbastanza indiscusso anche il fatto che io fossi il numero due, perlomeno, negli ultimi 15 anni. Quindi già ero stato colpito dalla scelta di Amato al mio posto, e vabbè, posso anche capire, è un profilo più istituzionale. Poi sapevo di non essere particolarmente gradito alla Democrazia Cristiana, quindi c'erano degli elementi oggettivi di natura politica che potevano far propendere per la scelta di Amato. Ma togliermi dalla giustizia mi sembrava veramente ingiustificabile, ingiustificabile. Ma questa avversione che lei coglieva dalle altre parti politiche riguardava soltanto la sua candidatura a Presidente del Consiglio o anche come Ministro della Giustizia? No, lei credo, mi scusi, sta mettendo insieme cose diverse. In parte la versione non è che fosse di tutta la DC, era di una parte della DC. No, ha detto altre parti. Sì, carità. Credo che da parte di Scotti, per esempio, ci fosse al contrario la solidarietà e simpatia, ma persino da parte della sinistra DC, posso pensare altrettanto, perlomeno leggendo le dichiarazioni, devo dirlo, insomma, di Martinazzoli piuttosto che dello stesso De Mita. Certamente l'ala centrale, Forlani, lo stesso Andreotti, probabilmente lo stesso Cossiga, sicuramente Scalfaro, preferivano Amato, questo non c'è nulla di dubbio. Come Presidente del Consiglio. Come Presidente del Consiglio. Per quanto riguarda la questione della permanenza o non permanenza del Ministro della Giustizia, questo era un fatto del tutto nuovo. Intanto sembrava provenire dall'interno, cioè dal leader del mio partito. Devo dire che lì per lì però l'ho interpretato come una volontà di punizione
indipendentemente giustizia o non giustizia, no? Perché lui aveva preso sul serio l'accusa di Scalfaro, al punto tale da non rivolgermi più la parola. Ma lei ebbe modo mai di capire, di chiarire, parlando... Si è rifiutato di chiarire... No, sulla ragione per cui Scalfaro aveva detto a Craxi, contrariamente al vero, per quello che stiamo dicendo, che lei si era andato ad autocandidare. Mi sta chiedendo la mia convinzione, che convinzione mi sono fatto io allora? Sì. No, la convinzione... Se è fondata su... Se ne ha parlato, evidentemente. Se è fondata su... Con Craxi? Colloqui con... No, Craxi li ha già esclusi. Con altri esponenti. Sì, sì, certo, amici e anche meno amici. E l'idea fondamentalmente era la stessa di Pannella, cioè vi siete fatti fregare, vi siete fatti mettere uno contro l'altro, vi ha giocato. E in questo modo Scalfaro ha ottenuto un duplice risultato. Il primo risultato di togliere di mezzo Craxi, dando la colpa in qualche modo o una corresponsabilità a Martelli. E il secondo di mettere Martelli, che probabilmente non gli era simpatico, in una posizione di partenza dal Ministero della Giustizia, cioè in pessima luce. Ma in occasione di quel colloquio con Amato, le venne proposto eventualmente di accettare un ministero diverso, mi pare. Ministero della Difesa. Della Difesa. Questo faceva parte delle richieste che Craxi aveva rivolto ad Amato, per quello che lei ha potuto sapere. Da quel che mi ha detto Amato, sì. Si è spiegato la ragione di questo spostamento da un ministero all'altro, quindi non un fare fuori Martelli, ma uno spostare Martelli. Ha capito qual sì, è la ragione? Sì, ma dice, metti una telefonata di un uomo che era amico sia personale mio, sia soprattutto per lunga data di Craxi, come Lelio Lagorio, che era uscente ministro della difesa. Claudio, ho saputo che rifiuti il ministero della difesa, fai malissimo, è un ministero fantastico, è un politico importantissimo, eccetera. No, Lelio, guarda, non è questo, anche se mi offrissero, io voglio restare lì, perché ho cominciato una battaglia, la voglio condurre in porto. Naturalmente poi, mi scusi, lo dico già, quando poi con Scotti parlammo di questo e mettemmo insieme quello che stavamo vivendo, cioè a lui proponevano dagli interni di andare all'estero, a me dalla giustizia di andare alla difesa, beh, era difficile trarre una conclusione. E quale conclusione? Che ci volevano togliere da lì tutte e due. E perché? E perché avevamo esagerato. In che cosa? Nella lotta, nel contrasto, nell'offensiva Cosa Nostra. In qualche modo avevamo esagerato, con misure al limite della Costituzione, con questo 41 bis che avrebbe creato la rivolta nelle carceri, perché questo poi era il grande argomento che si usava anche all'interno delle strutture ministeriali e che tirarono fuori sia Niccolò Amato, sia Parisi, capo della polizia. Guardate che si rischia di incendiarle le carceri in questa maniera. E non sta un argomento per guardare quando isoli i più pericolosi, semmai riduci. Io con semplice buonsenso ragionavo in modo opposto. Vabbè. Insomma, l'idea è che avessimo esagerato. E Scotti... Ma guardi, però voglio essere anche qui, insomma, schietto fino in fondo. C'era questo, e poi magari anche stavamo sulle scatole per altri motivi, forse eravamo cresciuti troppo. Può esserci stato anche questo, no? Lei ha pur ricevuto lamentele da parte, anche in questo clima che credo non fosse affatto semplice, anche di esponenti politici siciliani in particolare? Sì, ne ricordo, ma non personalmente da parte di esponente politico socialista, uno proprio in particolare, Granata. L'ho citato già in precedenti deposizioni. Sì. Non è Loporto? Come? Loporto è il nome di Loporto? Loporto del Movimento Sociale, se adesso stavo parlando, sì, quello me lo ricordo, quello avvenne in commissione parlamentare antimafia, sì. fu pubblica, esplicita la contestazione, come quella di esponenti liberali e radicali. Ma lei tenga conto che non solo in quel momento specifico, ma ancora alla vigilia del voto di fiducia che posi sul decreto Falcone al Senato, perché se non avessi posto il voto di fiducia non sarebbe passato, neppure all'8 agosto sarebbe passato. Dovetti porre la fiducia, cioè vincolare almeno i partiti di maggioranza e di governo, se no andava a casa al governo, appena nato. Se no non sarebbe passato, perché c'era riserve e critiche da vari ambienti. E c'era la mozione per un rinvio presentato a nome del gruppo del PDS dal senatore Libertini al Senato.
sempre in nome della costituzionalità. Fermati, si fermi, signor Ministro. Si fermi, state facendo un errore capitale, una lesione terrificante della Costituzione. Fermatevi, ripensiamoci, non come un decreto di urgenza, l'hanno assassinato anche Borsellino e questo voleva il rinvio. E che cosa si deve pensare? Era questo il clima, non è che era un altro. Prima che Scotti venisse sostituito da ministro dell'interno, voi parlaste di questa eventualità che venne prospettata a Scotti? Certo, sì, certo che ne parlavo. E lui che ne pensava? Come aveva reagito alla richiesta che gli era stata rivolta? Soprattutto in relazione a quella, così anticipiamo, a proposito della alternanza o comunque incompatibilità tra ruolo di ministro e parlamentare. Questo si pose in un momento successivo, questa questione. Nell'immediatezza si pose la questione della che venisse promosso da ministro dell'interno a ministro degli esteri, perché nel rango istituzionale è un livello più elevato. Ci scambiamo le impressioni. Nel senso, non ci vogliono proprio, ci vogliono togliere da lì. Non io, perché sennò ce l'avrebbero. Perché tanto la sua vicenda era già avvenuta, quella di cui abbiamo parlato prima, Craxi, Scalfari. Sì. Ma ne abbiamo parlato appena si è manifestato, quando Amato mi fece quel discorso, io ne parlai con Scotti. E lui sentiva che anche lui, che la sua posizione era traballante. Insomma. Ripeto, poi ci fu il voto, proprio in quei giorni, delle commissioni parlamentari della DC sul decreto dell'8 giugno e fu un voto all'unanimità contrario. Il segnale più chiaro di quello, insomma, diciamo che fai il ministro proponente di un decreto che all'unanimità i tuoi colleghi parlamentari hanno respinto, bocciato. Era inequivocabile. A me venne proposto, e devo dire che Craxi però si arrese alla bontà degli argomenti, insomma, non, o pensò che era meglio non aprire un conflitto. Comunque così è andata. E certo, la conclusione era quella. Insomma, qual era il punto di fondo, al di là dei temi come la costituzionalità del 41 bis o dei programmi di protezione dei pentiti? L'idea che si introducesse il principio di un doppio binario nella repressione dei crimini mafiosi, diverso, strutturalmente diverso questo binario da quello nella repressione dei crimini comuni, al di là di questo che certamente c'era e poteva giustificare le obiezioni però di chi era coerente con queste idee liberali, radicali, e c'era anche altro, insomma non... Si era rotto appunto l'equilibrio. Onorevole, lei ha parlato prima delle vostre, dello scambio di impressioni, comunque di idee tra lei e Scotti, entrambi eravate d'accordo che vi si accusava di aver ceduto nella lotta alla mafia, se ho ben capito, per sintetizzare. Sì. E parlaste della... Naturalmente, scusi, perché di aver ceduto... nel senso di aver utilizzato mezzi impropri, anticostituzionali. L'argomento era questo, no? Beh, ma l'anticostituzionalità, per quello che lei ha detto finora, era superata. Mi sembra che eventualmente potesse travolgere soltanto il 41 bis e non anche le altre norme contenute nel decreto. Invece venivano contestate anche le altre. E quindi voi ritenevate che fossero strumentali in qualche maniera? Sì. Senta, ma Scotti le disse mai chiaramente se intendeva, se... avrebbe preferito rimanere ministro dell'interno piuttosto che rimanere a fare il parlamentare? Come vedeva questa cosa della incompatibilità? Scusi, ripeto, sono due fasi successive, diverse, distinte. Quando gli si propone o lo si invita, o gli si comunica che deve lasciare il ministero degli interni e lo si propone ministro degli esteri, lui mi dice che era dispiaciuto, ma come posso dire di no? Posso dire di no. Ma io dentro di me pensavo, io ho detto no. Ho capito, ma ciascuno poi alla fine ha fatto modo suo, insomma, non,
Forse la pressione del suo partito era maggiore di quella che ci fosse nel mio. E la mia posizione nel partito era diversa dalla sua. E lui in realtà, secondo me, non pensava più né una cosa né all'altra, pensava a fare il segretario del suo partito. E questo lo si capisce con del tutta evidenza nel momento in cui subentra la questione della incompatibilità tra incarico parlamentare e incarico di governo. In quel momento Scotti si dimette anche da ministro degli esteri. E perché? Perché voleva fare il segretario del partito e quindi voleva essere parlamentare. Non so se è chiaro. Sì, sì, è chiaro, ma dico, da quello che noi avevamo acquisito alla dichiarazione di Scotti risulterebbe che le vicende non sono così nette nella loro successione temporale, ma che l'incompatibilità sorse immediatamente fin da quando gli avevano proposto... Facciamo innanzitutto una domanda, una precisazione. Quel primo momento in cui dice come posso dire di no, quale temporalmente come possiamo collocarlo con più precisione? Rispetto alla formazione del governo, sappiamo che mi pare che sia del 29 giugno, 29 giugno. Se non ricordo male, che viene dato l'annuncio ufficiale, rispetto a quella formazione e quindi a quella data... Sarà stato qualche giorno prima, no, più croce, sì. Comunque, vero, alcuni giorni chiede... prima c'era, lei ha percepito o le fu manifestata una disponibilità in sostanza ad accogliere. Ho torto collo, diciamo. Sia pure torto collo, sì. Comunque, voglio dire, lei ha ragione, la scansione non è così netta, però i passaggi sono pratici, sono distinti. E invece, per tornare un attimo, prima di arrivare a questa fase successiva delle dimissioni, tutto il resto, invece nel momento proprio della formazione del governo, siamo al 29 giugno, se poi vi riuniti, non so già il giorno successivo quando, ha avuto occasione di parlare ancora con Scotti di questo suo spostamento agli esteri e quindi di percepire eventualmente qual è stata in quel momento la sua reazione? Beh, io posso dire la mia, ero un po' deluso. Io mi riferisco invece ad eventuali colloqui avuti con Scotti in quel momento, siamo nell'immediata... Sai cosa vuole? È difficile che due che sono amici, che hanno collaborato, che sono stati impegnati nella stessa battaglia, nello stesso fronte a lungo, e poi per le vicende della politica, insomma è un po' anche la natura delle persone, uno rimane lì e l'altro va a fare. Allora le faccio una domanda ancora più diretta, non so se sarebbe stato oggetto di esame al Ministero, ma... Il momento è questo, visto che l'abbiamo introdotto, è necessario secondo me per questione di continuità anche formularla sin da adesso. L'onorevole Scotti, che noi abbiamo già esaminato, ha fatto cenno, non vorrei sbagliare, ma credo che sia in termini abbastanza intensi, e questo è il senso, che addirittura lui lo stesso giorno, o il giorno successivo alla formazione del governo, avrebbe consegnato una lettera di dimissioni al Presidente Amato. Lei lo ha saputo, è stato oggetto di un vostro colloquio, perché qui c'è un certo contrasto a fare tra quello che lei ci ha detto prima del colloquio antecedente di qualche giorno, come faccio, sia pure protocollo, come faccio a rifiutare, e poi una lettera di dimissioni che ci dice l'onorevole Scotti ha presentato all'onorevole Amato. È vero, io credo che lui fosse combattuto, difatti è un protocollo, vuol dire questo. Un protocollo accetto è un conto, non accetto, tant'è vero che mi dimetto lo stesso giorno è una cosa diversa. Volevo chiederle se lei ha saputo di queste immediate dimissioni formalizzate con una lettera al Presidente Amato, e se è stato oggetto evidentemente di colloquio o eventualmente di colloquio. Scusi, se io non ricordo male, Presidente, però questa lettera di dimissioni è a futura memoria. Non è che avesse effetto immediato, perché gli chiesero per l'appunto che c'erano, lo ha ricordato anche Scotti, c'erano degli appuntamenti internazionali. C'era un G7 al quale Amato gli chiese di partecipare. Esatto. Allora, per essere precisi, perché la sequenza è questa, Scotti, anche qui molto sinteticamente, Scotti ci dice presento la lettera di dimissioni, Amato però mi dice soprassiedi perché nel frattempo ci sono questi. Ma mi sembra che, ci soffermiamo su aspetti importanti, ma non è l'aspetto cruciale. Per dirla con brutalità, a me che lui andasse a fare il ministro degli esteri o che restasse parlamentare anziché tornare al governo perché voleva essere segretario della DC, non me ne fregava niente. A me interessava che lui restasse ministro degli interni. E a lui? È chiaro. Evidentemente è un po' diverso. No. Non è che è diversa la versione, è diversa la posizione, lo rivela la vicenda di sé. No, lui non è che ha fatto una battaglia fino alla fine per restare agli interni. Forse non poteva farla. Non poteva farla perché aveva tutto il partito schierato contro su questo punto. A proposito di questo, si accennò mai al consenso politico o al dissenso politico che ebbero gli scioglimenti dei consigli comunali? Accidenti, questa era la spiegazione che mi dava Scotti, mi dava Vincenzo, che io ho rotto le scatole a troppi nel mio partito con lo scioglimento dei consigli comunali. E quindi?
E questa me la fanno pagare. Mi fanno pagare questo. E qual era questo prezzo che gli hanno fatto pagare? Di toglierlo dal Ministero degli Interni. D'accordo, va bene, grazie. Senta, ricorda se in queste interlocuzioni si parlò di un ritorno al passato, di una restaurazione del clima che riguardava i rapporti con le mafie, con la mafia? Sì. Sì, se ne parlò, ecco. Credo che l'espressione che ricordavamo era... io dicevo più spesso normalizzazione, lui diceva tornare alla convivenza o alla coabitazione tra Stato e mafia. Senta, queste... Ma il concetto è lo stesso. No, chiaro, certo. Queste idee che vi scambiavate in questi colloqui, lei poté notare se si concretizzarono in quello che fu il dibattito per la conversione del decreto, dibattito parlamentare, o i rapporti con le commissioni che se ne occuparono? Sì, ho già detto di sì. Ho citato un voto, insomma. No, no, commissioni parlamentari intendo. Ci furono varie obiezioni. Varie obiezioni, sì. Sì, sì. E alla vicenda, cioè alla vicenda, al ministro Scotti subentra il ministro Mancino come ministro dell'Interno. Ricorda se lei ebbe interlocuzioni col ministro Mancino a proposito della sua nomina, della sua scelta e da parte di chi avvenne questa scelta? Ovviamente non da parte di chi dal punto di vista formale, perché lo sappiamo come funziona, ma dal punto di vista degli equilibri politici. No, con lui personalmente all'epoca mai. Ho letto nella audizione alla Commissione parlamentare antimafia che lui ricostruisce a volermi ministro degli interni, sono parole di Mancino, per cui poi sorprende che, vabbè, a volermi ministro degli interni fu in primis il presidente Scalfaro, e lui glielo dice, e poi il presidente Amato e il segretario del mio partito Forlani. Ma e lui non le manifestò mai una sua, come dire, non dico un suo stupore, ma un suo interrogativo sulle ragioni della sua nomina a ministro dell'Interno? No, non avevamo dimestichezza. Era un'altra personalità politica con cui parlai per la prima volta tu per tu il primo luglio del 92. Ho capito. Un'ultima... Anzi no, Presidente, possiamo fare 10 minuti di... Sì, senz'altro, però visto che siamo su questo argomento mi sembra giusto completarlo, perché... Ma vi siete confrontati, mi dice per la prima volta l'incontro il primo luglio del 92, ma vi siete confrontati su quell'iter di conversione che era in corso? Che poi si questo poi un argomento. Sì, oggetto di diverse domande dopo. Va bene, e allora ci fermiamo qui, poi risponderà dopo, prendiamo atto della situazione. Facciamo una pausa di un quarto d'ora e poi riprendiamo. Signor Presidente, la Palma. Sì, prego. Signor Presidente, Nicolino Rino vorrebbe rilasciare le canzoni spontanee. E ma le... Sì. Buongiorno, sì, Presidente, sono qui a Lorenzo. Ci dica lei quando è opportuno parlare. Non è questo il momento, al termine dell'udienza, perché siamo in corso però dell'esame testimoniale. Quando terminerà l'esame testimoniale dell'onorevole Martelli, poi potremo procedere a raccogliere le dichiarazioni spontanee di Rina. Va bene, grazie. Quindi allora, un momento, l'udienza è sospesa per un quarto d'ora. Allora possiamo riprendere l'udienza? Accomodiamoci. Allora i collegamenti vedo che sono già tutti attivi. Testa ha ripreso il suo posto e quindi possiamo ridare la parola al pubblico ministero per proseguire. Grazie, l'esame. Onorevole, ci siamo interrotti sull'avvento di Mancino come ministro dell'Interno. Prima di parlare di alcuni dettagli che riguardano questa... i suoi rapporti con Mancino, a me interessa focalizzare l'attenzione su un'altra vicenda che cronologicamente la precede. Lei ha detto prima che quando venne Falcone al Ministero venne nominata come sua vice la dottoressa Ferraro, Liliana Ferraro.
ricorda cosa le disse la Ferraro in merito ad attività dei vertici del ROS dopo la strage di Capaci? Sì, verso la fine di giugno, prima tuttavia che fosse formato il nuovo governo Amato, la dottoressa mi informò che aveva ricevuto una visita del capitano De Donno, del ROS dei Carabinieri, il quale, parlando al plurale, quindi presumibilmente riferendosi anche ai suoi superiori, o almeno al colonnello Mori, le aveva detto che avevano agganciato, trovato un contatto, adesso non ricordo esattamente l'espressione, con Vito Ciancimino, e si ripromettevano di averne dei contributi utili ai fini delle indagini relative alla strage di Capaci. O forse usò l'espressione plurale, appunto le stragi, quindi forse intendeva anche quella precedente di Salvo Lima. Non sono in grado di ricordare con più precisione. E che quello che gli aveva chiesto era la necessità di una certa copertura politica per inoltrarsi ed esplorare questa collaborazione. Una copertura che si aspettava appunto dal Ministro della Giustizia. Ricorda se la dottoressa Ferraro utilizzò proprio l'espressione collaborazione, cioè se l'intento che le riferì De Donno era quello di ottenere una collaborazione in senso tecnico, visto appunto che era stato da poco emanata la legge che riguardava i collaboratori di giustizia. E fu proprio quella l'espressione o fu altra? Se abbia detto collaborazione o contributo non saprei precisarlo. Così il contesto mi porta a ritenere che parlasse di collaborazione, insomma, ecco. Utile alle indagini per evitare nuove stragi. Nuove stragi, o perché non è una differenza da poco, tra l'altro c'è stato anche un confronto tra lei e sì, la dottoressa Ferraro su questa espressione, e vorrei portarle, a proposito di ciò che la dottoressa Ferraro le riferì, sì, sull'espressione utilizzata da De Donno, perché è importante per noi precisarlo. Siamo al verbale di confronto del 17 novembre 2009, effettuato congiuntamente dalla Procura della Repubblica di Palermo e Caltanissetta. In quella circostanza, lei disse che la dottoressa Ferraro aveva parlato appunto di un'espressione, di un contatto per evitare le stragi, e la dottoressa Ferraro dice ma forse utilizzò per fermare un'espressione per fermare lo stragismo, che sembrano due espressioni simili ma hanno conseguenze diverse quantomeno dal punto di vista logico. Ricorda questo contrasto e come si risolse eventualmente? Beh, si risolse con un verbale firmato da entrambi. Sì, certo, ma lei riuscì a ricordare meglio l'espressione esatta che le riferì la Ferraro? Per me fa fede quello che ho dichiarato in quel verbale e quello che abbiamo firmato congiuntamente, quindi mi pare che quel confronto è servito ad arrivare a definire una comune versione, o sbaglio? E in quel verbale però non si parlò di fatti di collaborazione in senso tecnico per fermare le stragi, ma di un approccio, e lei rileva un'incongruenza posto che c'era stata soltanto la strage di Capaci. Esatto. Questa apparente incongruenza la dottoressa Ferraro aderì al suo ricordo o rimase ferma nel proprio?
lo sa meglio di lei, ha le carte sotto, io non ce le ho, quindi non... Sì, però il testimone è lei, non è colpito. Ho capito, io non posso anticipare alla corte ciò che risulta dalle mie. Io posso solo confermare quello che ho detto in quella circostanza, non ricordo meglio adesso di quanto ricordassi, cioè 7 anni dopo di quanto ricordassi allora. Intanto in quel verbale non venne mai utilizzata la parola indagini e nessuno, neanche la dottoressa Ferraro, rilevò, come dire, questo approccio come un approccio investigativo. E su questo lei... Chiedo scusa Presidente, ma allora se sarebbe forse più opportuno fare leggere il verbale, leggere quello che c'è scritto, i passi del verbale, piuttosto che fare... Fare delle contestazioni più puntuali, anziché una... Anziché leggerlo, utilizzarlo per le contestazioni, Presidente, più che leggerlo. E questo stiamo segnalando allora, l'opportunità. Facciamo effetti. Una cosa, una contestazione riguarda il contenuto del verbale delle dichiarazioni rese al dibattimento dall'onorevole Martelli il 6 aprile 2010. Avvicinare il microfono un po' di più, pubblico sì, ministero, perché non il 6 aprile 2010 nell'ambito del procedimento Mori. Pagina 15. L'onorevole Martelli dichiara, verso la fine di giugno la dottoressa Ferraro mi informò che aveva incontrato, era venuta da lei, se non ricordo male, il capitano De Donno del Ross, il quale l'aveva informata che avevano, lui e i suoi colleghi, presumo il suo superiore colonnello Mori, stabilito un contatto con Massimo Ciancimino e si ripromettevano di incontrare il padre Vito allo scopo di fermare le stragi. Questa fu l'espressione che venne utilizzata e le chiesi, tu cosa gli hai risposto? E poi questo lo vedremo. La parola indagini nelle espressioni della Ferraro non risultano, né poi risultano nel verbale di confronto. Quindi non posso leggere nulla perché non c'è. Prendo atto e confermo. E sulla copertura politica, lei chiese alla Ferraro se De Donno era stato più preciso sul senso di questa copertura e sulle ragioni per cui si cercava una copertura politica a un'attività che sembrava di natura giudiziaria o comunque di polizia giudiziaria? Beh, mi scusi, ma da quello che abbiamo appena rilevato, che lei ha osservato, sembrerebbe non trattarsi di un'indagine, per l'appunto. E quindi la cosa risultava anomala. A me colpì sia questa richiesta di copertura politica, sia il fatto che agissero A, senza aver informato l'autorità giudiziaria, B, senza riferire all'autorità di polizia che era stata appena istituita, cioè la DIA, col preciso scopo di unificare le indagini delle diverse polizie e dei loro organi di intelligence, al fine di evitare doppioni, sovrapposizioni o anche lacune nell'attività investigativa. E che lei sappia, la dottoressa Ferraro assunse una qualche iniziativa per colmare quelle lacune informative verso l'autorità giudiziaria o verso le autorità, le altre autorità di cui lei ha parlato? Io le dissi che doveva informarne Borsellino immediatamente e lei adesso non ricordo se mi disse l'ho già fatto o lo sto facendo. E da per parte fare... mia, io mi prese l'incarico di informarne il ministro Mancino, inizialmente avevo dei dubbi se ne avessi parlato con Scotti o con Mancino, ma le date escludo che ne abbia parlato con Scotti perché non era più in carica. Il ministro Mancino e il generale Tabormina, che era a capo della DIA e che era stato messo a capo della DIA da Scotti, che mi consultò, esattamente allo scopo di prevenire il rischio da noi paventato di una qualche forma di ostruzionismo da parte proprio del posto dei carabinieri alla volontà di fondere in un solo corpo investigativo unificato, la DIA, le attività di intelligence antimafia. E invece perché lei consigliò alla Ferraro e poi ricevette alla Ferraro l'assicurazione che era stato già fatto l'informativa a Borsellino? Perché proprio a Borsellino? Perché lo si riteneva la persona meglio in grado di continuare il lavoro e la missione compiuti da Giovanni Falcone, mentre viceversa c'era un irrituale ma comprensibile diffidenza nei confronti del procuratore Giammanco. Lei ha saputo anche successivamente o eventualmente in quella circostanza di colloquio con la Ferraro, quando sarebbe avvenuto il colloquio tra la Ferraro e Borsellino? In che occasione? Sì, l'occasione adesso non me la ricordo, ma mi pare che si sia riusciti a datarlo più precisamente al 29 di giugno, se
non va bene. 29 giugno il colloquio quale? Quello fra Ferraro Borsellino o Ferraro Martelli? No, no. Subito dopo quello che ha avuto con me. E proprio nel verbale delle sue dichiarazioni del 1 aprile 2014 a Caltanissetta, a pagina 137 del verbale, a una domanda del dottor Gozzo, che dice si è accertato, perché dagli atti risulta, e anche dai nostri, che l'incontro della dottoressa con Borsellino avvenne il 28 di giugno del 92, e lei risponde, allora è probabile che il colloquio tra me e lei sia successivo e sia appunto del 29. No, è il contrario, c'è qualche errore, secondo me, o di trascrizione. È del tutto evidente che il colloquio tra la Ferraro e Borsellino è successivo al colloquio tra me e la Ferraro, non precedente. Ok, e quindi l'informativa che la Ferraro le assicurò di avere già dato a Borsellino è ancora precedente ed è avvenuto per una via diversa? Per la verità, fino ad ora, nella prima risposta, mi sembra che non abbia dato una doppia alternativa, cioè che aveva già detto o che si accingeva a dire. Esatto. Può ricordare meglio su questo punto o precisare meglio? Allora, è un punto a questo punto. Non c'è dubbio che il colloquio tra con cui la Ferraro mi informa dell'incontro avvenuto con Di Donno è successivo all'incontro con Di Donno. Questo è, mi sembra la valisiana, no? Insomma, non poteva informarmi di una cosa che ancora non era avvenuta. Questo incontro con Di Donno, adesso io francamente le date non sono in condizione, stiamo parlando di giorni di definire. Il primo fatto è l'incontro Ferraro-Di Donno, il secondo fatto è l'incontro Ferraro-Martelli in cui mi riferisce di quello che è accaduto, il terzo fatto è che quando io le dico bisogna informare subito Borsellino, io penserò alle autorità istituzionali, è chiaro che do l'incarico a lei. Non ricordo se lei mi abbia detto lo faccio subito o l'ho già fatto. E allora, nello stesso verbale prima indicato, quello del 1 aprile del 2014, sempre a pagina 637 nella interlocuzione precedente, lei dice questo. La dottoressa Ferraro mi disse che il capitano della donna aveva detto, le disse che loro avevano agganciato Massimo Ciancimino, loro intendendo il Ross, presumo, intendevano incontrare il padre Vito, ripromettendosi da questi incontri di fare qualche cosa utile a fermare le stragi. Poi, continuando, nella risposta lei dice, questa era comunque quella di fermare le stragi, la finalità che li spingeva, che spingeva il Ross, che spingeva De Donno e il suo superiore a cui fece esplicito riferimento, secondo quanto mi riferì la dottoressa Ferraro, cioè all'epoca il colonnello Mori. E io le dissi, bisogna che informi subito Paolo Borsellino, e lei mi disse, già fatto. Quindi lì, in questa risposta non c'era, evidentemente un ricordo più fresco, l'alternativa, ma un già fatto come dato acquisito. Conferma oggi questo fatto? Sì, sì. Scusa Presidente, però per l'esattezza, dopo il già fatto c'è scritto se intendesse dire che aveva già fissato un incontro con Borsellino, se gli aveva già parlato, comunque aveva già assunto l'iniziativa di informare Borsellino, quindi il già fatto anche in quell'altra occasione era stato usato da parte sull'iniziativa, va bene. Ma nel confermare, visto che lei sta confermando quella dichiarazione che le è stata appena letta, anche riguarda questa conferma anche un passo precedente, nel senso ricorda bene che la Ferraro le parlò di un contatto in quel momento tra De Donno e Massimo Ciancimino e non ancora anche di un contatto con Vito Ciancimino, perché nella lettura che ci ha fatto adesso il pubblico ministero sembra che lei abbia distinto, riferendo appunto come fatto. Questo è il mio ricordo delle parole della Ferraro, ma chiaramente la fonte primaria è lei. E noi sentiremo, però io parlo del relato. La domanda la facciamo innanzitutto a lei, poi è chiaro che sentiremo, è già programmato l'esame, sentiremo anche la Ferraro sul punto. Prego, pubblico ministero. Sì. Lei dal canto suo informò il ministro Mancino, come ci ha detto, e il generale Tavormina. Sappiamo le ragioni per le quali, perché le ha esplicitate, ha informato il generale Tavormina. Perché ritenne di informare il ministro Mancino? In quale circostanza, se lo ricorda, avvenne questo contatto di informazione al ministro? Il perché? Sono abbastanza evidente, insomma, l'autorità a cui più direttamente faceva riferimento nell'attività diciamo di prevenzione un ufficiale dei carabinieri.
La circostanza è il primo incontro che ho avuto con il ministro Mancino. Adesso non ricordo più se è stato il primo o il 4 luglio, mi pare il primo. Sembrerebbe il 4. Il 4, sì, difatti. Venne a trovarmi al Ministero della Giustizia, il ministro Mancino. A parte qualche convenevole, insomma, tra cui il fatto che, sì, mi pare che mi disse anche che lui non si aspettava quella nomina, non se l'aspettava. La propria nomina di ministro? Di ministro, o a quell'incarico, o a ministro, questo non saprei dirlo. Lui era presidente dei senatori della Democrazia Cristiana. Gli parlai della conversione in legge in corso in Parlamento del decreto dell'8 giugno e delle difficoltà, insomma, che si incontravano. E lui mi chiese un po' di tempo, in sostanza, sono appena arrivato, dammi tempo di leggere le carte, perché io di questa cosa non so nulla, insomma, no? E quindi per il momento ti prego di seguire tu, insomma, non è che volesse essere chiaro e togliere qualunque ombra, non è che volesse, come dire, sfilarsi, non era assolutamente questo l'atteggiamento, era di chi era neofita, appena arrivato, e voleva prima documentarsi, giustamente. Poi non ricordo con quale successione di argomenti, sicuramente abbiamo parlato anche d'altro, perché erano già in ballo le iniziative di, o perlomeno se ne parlava da un po', di trasferimento dei boss a Pianosa e all'Asinara, dell'avanzamento della DIA, che comunque era stata appena costituita, e affrontando questo argomento, gli dissi, ma cerca un po' di informarti di che sta succedendo con i ROS, perché sono venuti al Ministero facendo un discorso strano alla Ferraro. Chi è la Ferraro? La Ferraro è il vice di Falcone, che adesso ha preso le sue veci, dicendo che hanno agganciato Ciancimino, che penso possa essere utile per fermare le stragi. Insomma, non so nulla, ma sentirò, vedrò. No, francamente non mi è parso che prestasse una grande attenzione a quello, mi sembrava che fosse più colpito dai problemi della conversione in legge del decreto che da